Tutto pronto, Calhanoglu dalla destra con il destro. Trenino in area dell'Inter, Acerbi, Skriniar, Dzeko, De Vrij e Dumfries, tutti dei Mamma mia, colossi, tutti però più anche di un quelli della metro Salernitana non novanta. mi sembrano piccolini. Tutto pronto per il cross di Chala, arriva il cross, bello in mezzo, palla che schizza, poi il tiro di Acerbi nell'area piccola, mette fuori la difesa Salernitana, poi Di Marco, prova al sinistro, velleitario di molto alla destra, fuori alla destra di Sepe, qua non era male il tentativo di Acerbi al Acerbi ha volo. sbagliato però, era Sì. una L'ha palla da ciccata. gestire meglio, Ma non era facile quel tiro al volo lì, Al ce volo l'aveva vicino, sì, addosso. sinistro. Però insomma era anche vicino alla È porta, sinistro il eh. suo piede, se non Sì, sbaglio. però insomma, È la quella Lautaro, Inter. l'intera di rigore, il destro! Lautaro Martinez! Si è sbloccato col Barça e torna a segnare oggi un destro dal limite dell'area incrociato su cui Sepe non può nulla. 1-0 per l'Inter. È il Toro! Lautaro Forse è Martinez, grande deviata, gol forse è dell'Inter. deviata. 1-0 al minuto 14. Lautaro non ci pensa due volte, ha ricevuto in orizzontale, mi sembra da Sciara. Prende il pallone, guarda la porta, destro incrociato. Sepe forse va giù un po' in ritardo, non se l'aspetta. Il tiro bello, secco e potente, angolato. 1-0 per noi. È il Toro, bravi ragazzi. Dai, dai, dai. Parte Ciala, Dzeko! No! Attenzione a Dia, va a trovare sulla sinistra, vai al tiro! Esterno della rete, L'ho detto, esterno della rete di attenzione. Castanos, vicinissima al gol la Salernitana. Di Dietro con il Marco, arriva il destro. cross in mezzo di testa, Dzeko! Fuori di poco, alla destra di Sepe. Barella, cerchio di centrocampo, c'è un po' di spazio per Mkhitaryan, è chiusa la Salernitana ma c'è spazio per avanzare verso l'area di rigore. Palla larga per Di Marco, posizione di cross dal lato corto dell'area, arriva il cross, bellissimo, in mezzo, Skriniar, la parata di Sepe! E poi spazza Gyönberg, fallo laterale per l'Inter. Mazzocchi prova a cercare Piontek che anticipa De Vrij, tiene il pallone, poi serve Castanos che va, spazio per il cross, va a chiudere ancora De Vrij, c'è spazio per Piontek in area di rigore, il destro, Onana, in tuffo, bravo Barella. Barella lì per Dumfries, la palla è buona, la tiene in campo l'olandese che va a puntare Pirola, lato corto dell'area di rigore, ancora Dumfries, arriva il cross per Lautaro che non riesce a colpire No. di tacco, poi di testa il miracolo di Sepe! Ma Mamma doveva mia! per forza fare il Mamma tacco? mia! Arriva il cross di Ciala, molto bello Lautaro! Ragazzi, facciamo gol, Stanno facciamo sprecando gol! Alto tantissimo. sopra la traversa di poco, ma qui bisogna prendere la porta! Perfetto, ancora una volta il calcio di punizione di Ciala sulla testa di Lautaro che calibra alto di pochissimo e la 10 palla sfiora la centimetri. traversa. Andreva sventagliata a cercare Dia, attenzione che la palla scavalca De Vrij, colpo di testa di Dia, parata di Onana. Qua De Vrij si fa trovare fuori posizione su questo cross di Candreva, si fa scavalcare dal pallone, va a rincorrere Dia, non riesce neanche a saltare, Dia di testa indirizza sul primo palo, Onana è lì e mette in corner, bravissimo Ciala a recuperare Bel palla, break non la riesce a questo. tenere, poi Mkhitaryan va a aiutare, numero di Mkhitaryan, colpo di tacco per Lautaro, però la Salernitana è tornata, Ciala sventagliata, mamma che palla per Barella che stoppa benissimo, Barellina, Che Nicola, gol! Che gol! Di sinistro di Ciala sul Una palla piede che di passa Barella dentro. al limite dell'area, Barella è Un libero, stoppa altro con il uomo che ha destro, scappato rientra sotto. saltando l'uomo sul sinistro e incrocia il tiro battendo Sepe, 2-0 per Dai, l'Inter, anche grandissimo con gol quello. con un passaggio Non era veramente col facile. contagiri di Calhanoglu e poi Barella fa tutto benissimo, lo stop è perfetto, il dribbling a rientrare col Fenomenale. sinistro è perfetto, il tiro è perfetto, 2-0. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro, 20 secondi al termine, vittoria che doveva essere vittoria in casa con la Salernitana, però c'è da salvare, c'è da essere contenti per i 3 punti e anche per la prestazione di un livello diverso rispetto alle vittorie precedenti, non parlo ovviamente del Barcellona, ma parlo di quelle in campionato. Vittoria importante, anche molto importante per la classifica, che dà continuità con questa, sono 3 vittorie nelle ultime 4 partite, l'altro è il pareggio col Barcellona. Finisce adesso 2-0 per l'Inter.